Buon pomeriggio a tutti, sono tornato a Milano, quindi quest'oggi diretta Facebook da Milano, sono le 14.30 e 31 in questo preciso momento del 27 di luglio. Io, come al solito, prima di cominciare vi chiedo di pigiare la freccetta dove leggete condividi, in modo tale da poter allargare, come al solito, il parterre, diciamo il gruppo di persone che seguono queste dirette. Vi ricordo anche che potete farlo non soltanto durante la diretta, ma anche poi durante la giornata, perché il video di questa diretta poi resta sul mio sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e poi lo carico anche su YouTube. Ho già l'appuntamento per domani, sarà sabato, l'ultimo sabato di luglio, e ci vediamo alla consueta ora del fine settimana, che sono le 17, scelta appositamente per non disturbare il vostro pranzo con le famiglie, non come oggi che sono le 14.30 e forse qualcuno di voi ha appena terminato di mangiare. Che cosa abbiamo da dirci oggi? Direi che la musica non cambia particolarmente in questi giorni. I giornali hanno aperto oggi con l'ennesima diatriba all'interno del governo giallo-verde. Questa volta si tratta della TAV, quindi sapete, la linea ad alta velocità che fa parte di una grande infrastruttura europea e che è destinata a collegare il Piemonte con la Francia. Si tratta di un'opera strategica, come tutti quanti sappiamo, che è stata molto discussa soprattutto nelle zone della Val di Susa dove ci sono i lavori, ma un'importante infrastruttura che l'Italia si è impegnata a portare a termine proprio anche in funzione del potenziamento delle linee ferroviarie rispetto al trasporto su gomma. È un progetto molto importante che appunto pare la parte, diciamo, gialla del governo giallo-verde, quindi il Movimento 5 Stelle, vuole far saltare. Quello che dicono i giornali è che il movimento è in grande fibrillazione perché, come sapete, loro hanno fatto tutta la loro politica e le varie campagne elettorali portando avanti il concetto della cosiddetta crescita felice, e cioè priviamoci dei trattori e torniamo all'aratro con l'asino che lo tira, con i buoi che lo tirano, perché eravamo più felici allora, no? Quando non c'erano gli antibiotici, quando le case avevano il bagno fuori nel cortile, quando appunto non avevamo il riscaldamento nell'aria condizionata. Era un tempo bucolico in cui la pala del mulino bianco, quello dei biscotti, girava, non c'era l'energia elettrica, ma noi andavamo a letto con le galline e quindi ci svegliavamo poi alle 5 di mattina e vivevamo tutti felici. Peccato che non sia così. Io penso sempre che il progresso ci abbia dato moltissimo e che sicuramente incontra dei limiti, ma insomma io sono contento che ci sia la penicillina, sono contento dell'aria condizionata, sono contento di poter viaggiare, sono contento di aver fatto un laser agli occhi e di non avere due fondi di bottiglia sul naso. Insomma, penso che noi delle comodità e della migliore qualità della vita, il fatto che la nostra aspettativa di vita si sia allungata, lo diamo così per scontato, e quindi c'è sempre qualche romantico che vorrebbe tornare a quei bei tempi quando avevamo le unghie nere di terra perché ci tiravamo le rape con le quali facevamo la zuppa che mangiavamo la sera. Questa è un po' la linea del Movimento 5 Stelle, mi pare di poter dire, e quindi naturalmente a che cosa serve il TAP, no? A che cosa serve far arrivare il gas in Italia e differenziare le fonti di approvvigionamento, perché come voi sapete noi facciamo arrivare il gas soprattutto dalla Russia via l'Ucraina e dal Nord Africa, quindi zone non propriamente sicurissime in questo momento. E che cosa serve appunto avere un'acciaieria, noi che siamo la seconda potenza manifatturiera d'Europa, e cosa serve avere l'Ilva con 20.000 famiglie che ci vivono e che produce acciaio, appunto la più grande acciaieria d'Europa, produce acciaio per molte delle nostre manifatture, vale un punto di PIL. E che cosa serve appunto fare delle infrastrutture di trasporto che ci consentano di andare da un posto all'altro? Vedete, io penso che questo abbia a che fare anche con la libertà delle persone, perché la libertà di muoversi è importante, il fatto di poter uscire, di poter spostarsi, di poter vedere il mondo, di poter accedere a fonti di informazione differente, di poter vedere la diversità che esiste nel mondo, penso che sia una parte integrante della nostra libertà. E quindi anche poter spostarsi, per esempio, dalle periferie verso i centri, non solo delle città ma anche delle regioni e delle nazioni, poter andare più facilmente verso le capitali, le altre capitali degli altri paesi, fa parte anche in un certo senso della nostra coscienza civile e naturalmente anche della nostra attività economica, tant'è che questa decisione di non far andare avanti la TAV è stata già stoppata dal vice premier Salvini, quello verde,
che ha detto che naturalmente è pressato dagli imprenditori di tutta Italia e da chi si occupa di economia, perché c'è una grande preoccupazione rispetto a una serie di decisioni, anche di provvedimenti che vengono presi. Non ci sarà, non vi è sfuggito che gli imprenditori veneti e emiliani, lombardi, si stanno facendo vivi, che sono stati grandi elettori della Lega, si stanno facendo vivi con Salvini dicendo: ma che cosa state facendo? No? E quindi c'è un certo nervosismo. Peraltro, questa divisione è una divisione che ne segue tante altre, ne parliamo ogni giorno. Sapete che c'è una discussione sui voucher dentro il famoso decreto disoccupazione di Di Maio, e infatti l'emendamento per introdurre i voucher è ancora bloccato in commissione. Non si sa alla fine che decisione sarà presa, perché da un lato c'è Centinaio, in particolare il ministro dell'agriturismo, che insiste perché almeno in agricoltura i voucher siano introdotti, ma lo stesso Di Maio soltanto ieri ha detto appunto che loro i voucher non li vogliono introdurre, quindi c'è una distinzione su questo. Vi ho raccontato qualche giorno fa delle differenze in politica estera sulla Crimea, con Salvini che dice che tutto bene, madama la marchesa, si è trattato di una annessione di una zona dell'Ucraina che è abitata soprattutto dall'Ucraina, che è abitata soprattutto da russi, e che il referendum è andato benissimo così come è andato, nonostante, insomma, tutti gli osservatori internazionali concordassero abbiano concordato che si è trattato di un referendum farsa. C'è una rissa oggi tra Vincenzo Spadafora, il sottosegretario alle pari opportunità, e il ministro Lorenzo Fontana, il ministro delle famiglie, perché uno attacca i diritti delle famiglie arcobaleno e l'altro dice che non è così. Abbiamo visto discussioni infinite sui dazi, sul CETA, quindi sulla politica internazionale, con alcuni ministri che danno una spinta più protezionistica. Vi ricordate Di Maio che ha detto che addirittura avrebbe licenziato i funzionari del Ministero dello Sviluppo Economico che sostenevano il CETA, e Centinaio che diceva le stesse cose, e poi altri ministri, come per esempio Moavero Tria, a dire che invece il commercio internazionale e le esportazioni sono molto importanti per il nostro paese. Poi tutte le discussioni sulle nomine. Insomma, la verità è che in questo periodo, nonostante poi alla fine il governo stia facendo pochissimo, perché ripeto, poi, se guardiamo quanti provvedimenti del governo sono diventati legge definitivamente, abbiamo soltanto il decreto sul Tribunale di Bari e nient'altro. Quindi, dal 1° giugno a oggi, che è il 27 di luglio, questo governo è riuscito a produrre una legge e nient'altro. Però si vedono evidenti le crepe di una maggioranza che non trova nessun altro accordo a parte la bulimia sulle poltrone, perché poi di fatto si incontrano di notte nelle case private, perché altro che meritocrazia, altro che trasparenza, altro che scatolette di tonno da aprire. Alla fine si sceglie il personale da mettere sulle poltrone soltanto sulla base dell'appartenenza. Ne abbiamo parlato ieri, per esempio, del caso delle ferrovie italiane, gestite benissimo, con risultati eccellenti, e con Toninelli che ha deciso di decapitare questa azienda che funziona. Ripeto, poi è una società per azioni, quindi un'azienda che deve essere gestita come qualsiasi altra azienda, anche se di proprietà pubblica, che viene, con un uso molto disinvolto dello spoil system, decapitata per pure ragioni di appartenenza. Quindi un governo fallimentare, governo che produce dei provvedimenti, appunto come questo decreto che discuteremo la prossima settimana in aula, quello che loro chiamano dignità e che invece andrebbe chiamato decreto disoccupazione, che appunto elimina posti di lavoro. Noi abbiamo questo ministro ineffabile, che io veramente non so come definire, che oggi in una dichiarazione ha detto che se le multinazionali sfruttano il personale devono essere mandate via. E tra me e me pensavo: è strano ad avere un ministro dello sviluppo economico che caccia gli investitori e che, con la stessa frase detta però dal Ministero del Lavoro, chiude dei posti di lavoro, perché se mandi via le multinazionali è evidente che quelle si porteranno via anche i posti di lavoro. Quindi due ministeri tu hai: uno serve a fare più posti di lavoro, l'altro serve a far crescere le imprese, e con una sola frase tu spaventi gli investitori ed elimini dei posti di lavoro. Un miracolo, non so come dire, una specie di gioco di prestigio che non sarebbe riuscito neanche al miglior Houdini. E per coprire tutto questo, naturalmente, essendo persone
molto abili sul piano della propaganda, hanno tirato fuori la vicenda del famoso aereo di Renzi, di cui vi ho parlato ieri diffusamente, non voglio tornarci su, ma insomma, se volete, c'è la diretta di ieri nel quale vi do più particolari. Ma mi basti dire che l'aereo di cui si tratta, a parte il fatto che sapete che Renzi non l'ha preso io, l'ha preso Gentiloni, l'ha preso il presidente Mattarella, è un aereo del tutto comparabile agli aerei che hanno la Francia o la Germania, è molto più piccolo di quello che hanno, non so, l'India, il Giappone, gli Stati Uniti, che hanno addirittura dei 747. È normale che un grande paese abbia un aereo che possa arrivare a New York senza fare scalo, perché prima di prendere quell'aereo, se si voleva andare negli Stati Uniti, quindi neanche in un posto lontanissimo, non ci si poteva arrivare direttamente. E si fa della demagogia perché si pensa di dire ma andiamo con l'aereo di linea, ma voi pensate al presidente del Consiglio italiano che deve andare in Canada al G7 e deve prendere l'aereo e non trova posto perché non c'è posto sull'aereo di linea, o deve fare scalo a Londra magari stando 4 ore a Londra. Io penso che qualsiasi paese vuole avere un presidente del Consiglio che arriva sul posto fresco e riposato, perché deve, a parte il fatto che sta lì per lavoro, non è che sta andando in vacanza con la famiglia, e poi deve curare gli interessi nazionali, quindi che viaggi bene. Io penso che fa parte degli strumenti di lavoro di uno che fa il presidente del Consiglio. E però è interessante vedere queste armi di distrazione di massa, perché davanti allo sfacelo che finora riescono a coprire, ma che guardate non riusciranno a coprire quando arriverà il mese di settembre, perché quando poi bisognerà mettere nero su bianco le proposte di politica economica, non ci sarà aereo di Renzi che potrà coprire il disastro che si andrà a produrre, quando Tria dirà non si può fare la flat tax, non si può fare la Fornero, non si può fare abrogare la Fornero, non si può fare il reddito di cittadinanza, ci sarà poco da parlare di appunto queste stupidaggini, ma verranno i nodi verranno al pettine. Però devo dire, è interessante come provano a coprire, sviando l'attenzione, quello che è un vero e proprio sfacelo dal punto di vista dei bilanci dell'attività di questo governo. Ne ho parlato abbastanza, però ci tengo a dirlo, anche perché qualcuno di voi mi ha scritto che sono diventato una specie di telegiornale indipendente, il che è vero, nel senso che diciamo la informazione è particolarmente, mi sembra, morbida, no, col governo. Oggi ho letto un'intervista al presidente del Consiglio dai tratti quasi agiografici, no, sul Corriere della Sera, si conclude dicendo sembrava un vaso di coccio tra i vasi di ferro, invece il presidente del Consiglio Conte è un vaso di gomma, di quelli che non si rompono, mancano soltanto i violini, i zigani e siamo a posto. Detto questo, vi ricordo come al solito di condividere il video. Volevo soltanto dirvi un paio di cose per quanto riguarda la politica internazionale, perché come sapete sono in commissione esteri e uno dei miei impegni con queste dirette è un po' anche di raccontarvi quello che accade in Parlamento. La notizia che volevo darvi è questa dell'incontro tra Juncker e Trump. Il presidente della Commissione europea Juncker è andato negli Stati Uniti a parlare con Trump, perché come sapete Trump sta imponendo i dazi, anzi ha già imposto i dazi sull'alluminio e sull'acciaio europei, e minacciava anche di mettere i dazi sull'industria automobilistica, che naturalmente alcuni dicono spaventa molto i tedeschi, ma spaventa anche noi, perché a parte il fatto che anche noi produciamo automobili, noi produciamo moltissima componentistica anche per le macchine tedesche, quindi le macchine tedesche hanno un sacco di tecnologia italiana al loro interno, quindi sarebbe stato un problema grosso anche per noi. I colloqui sembrano andati bene, nel senso che appunto questi dazi sulle automobili per il momento non verranno applicati, e le due parti hanno cominciato a discutere di un possibile accordo complessivo più grande di eliminazione dei dazi, che possa appunto regolamentare gli commerci tra le due sponde dell'Atlantico. Lo sottolineo un po' perché sapete che si tratta di questioni importanti di cui pochissimi parlano, invece io ci tengo a che almeno voi che mi seguite sappiate quanto è importante la politica economica internazionale, quanto è importante la diplomazia economica, perché è una forma fondamentale di democrazia. Ricordiamo sempre la famosa frase di Frédéric Bastiat, questo pensatore francese, che diceva che dove non passano le merci passano gli eserciti. Quindi far passare le merci significa costruire pace, collaborazione, interscambio, cooperazione tra paesi, quindi non è soltanto una questione di soldi, è anche una questione di politica alta. Però l'altra cosa che importa, che conta, è capire che il nostro amico Juncker, presidente della Commissione, che è cittadino di uno stato minuscolo, perché lui è lussemburghese,
ha il potere di andare negli Stati Uniti e di provare a bloccare un cavallo impazzito come Trump, perché rappresenta l'Unione Europea nella sua interezza. Ora, se Juncker avesse dovuto presentare il Lussemburgo, non avrebbe neanche, come dire, superato il test del citofono della Casa Bianca. Ma questo non vale soltanto per il Lussemburgo, vale anche per noi italiani, vale anche per il paese più grande di tutti dell'Unione Europea, la Germania. Lo dico perché è importante sottolineare che noi, Unione Europea, in quanto grande mercato, uno dei più grandi mercati al mondo, con 500 milioni di persone che ci abitano, se stiamo insieme abbiamo un senso, cioè se riusciamo a farci ascoltare e abbiamo una voce in capitolo. Ma in un mondo dominato da giganti come gli Stati Uniti, la Cina o anche potenze emergenti ma molto popolose, pensate all'India. In questo scenario, se l'Europa non sta insieme, noi contiamo come il 2 di coppe quando la briscola è a bastoni, cioè zero, non contiamo assolutamente nulla. Allora è importante ricordarcelo, perché dato che dell'Unione Europea si parla sempre malissimo, avere idea del fatto che qualcuno è potuto andare a rappresentare tutti noi davanti al Presidente degli Stati Uniti e a resistere per il sostegno delle nostre economie, e l'ho potuto fare perché, avendo voce in capitolo, perché rappresenta un grande gigante come l'Unione Europea è, qualche volta si dice gigante economico ma nano politico. Ecco, se dovesse diventare un gigante anche politico, questo ci farebbe molto bene, lo dico a vantaggio di chi pensa male dell'Unione Europea. L'ultima cosa, che riguarda appunto i lavori parlamentari, abbiamo avuto in questa settimana due interessantissime audizioni in commissione esteri. Sono venuti a trovarci Raffaele Trombetta, che è l'ambasciatore italiano a Londra, e poi è venuta Jill Morris, che è l'ambasciatrice britannica a Roma. Innanzitutto io devo dire che ho avuto occasione nel mio lavoro precedente di conoscere molto bene entrambi, sono due straordinari diplomatici, veramente due persone che stanno facendo un lavoro enorme per fortificare, rafforzare i rapporti tra Italia e Regno Unito. In particolare devo dire di Jill Morris che è una donna eccezionale, giovanissima, molto giovane, estremamente brillante, tra l'altro ha imparato l'italiano in un modo perfetto nel giro di pochissimo tempo e ha risposto in italiano davanti alla commissione esteri della Camera, quindi anche non soltanto nello speech iniziale ma anche quando ha dovuto rispondere a domande di cui non conosceva l'esistenza, diciamo che nessuno le aveva comunicato prima. Jill Morris ha fatto un grande lavoro in questi mesi, forse qualcosa più di un anno che è qui, anche per cementare i rapporti con il Regno Unito in una fase così delicata come questa della Brexit, perché è chiaro che da quando i nostri amici britannici hanno votato la Brexit, noi tutti guardiamo al Regno Unito con un minimo di diffidenza, insomma, forse anche un po' offesi dal fatto che ci abbiano sbattuto la porta in faccia. Anche se poi la Gran Bretagna è un posto importantissimo per la comunità italiana che vi opera, per i legami storici che abbiamo insieme. E devo dire che i due ambasciatori ci hanno un po' rassicurato sullo status dei nostri concittadini che sono in Gran Bretagna, quelli che già risiedono lì adesso, che avranno la possibilità di restarci con gli stessi diritti di cui hanno goduto finora. Ma ci hanno anche aggiornati sullo stato dell'arte. Voi sapete che Theresa May ha pubblicato un libro bianco, ha fatto questa riunione del governo in un posto che nella sua villa, diciamo nella residenza di campagna del primo ministro inglese, che si chiama Chequers Court. Lì hanno discusso appunto di questo libro bianco. A seguito della discussione, vi ricordate, si sono dimessi sia il ministro David Davis, il ministro della Brexit, che Boris Johnson, il ministro degli affari esteri. Rimpiazzati due con due ministri nuovi che hanno accettato quel libro bianco, adesso il libro bianco è all'attenzione della Commissione Europea, di Michel Barnier, che è il capo negoziatore. È una fase molto importante perché sapete che la Brexit si consumerà definitivamente alla fine di marzo dell'anno prossimo, per cui il tempo necessario per far ratificare gli accordi a tutti i parlamenti, bisogna che entro il Consiglio Europeo di fine ottobre l'accordo sia completamente definito. A che punto siamo? Diciamo che c'è una parte sulla quale si sono fatti dei sostanziali passi in avanti, che è quella sulla sicurezza, quindi sull'interscambio per esempio di informazioni tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna dal punto di vista anche della sicurezza, dell'intelligence, quindi della gestione proprio della sicurezza nazionale e della sicurezza dell'Unione Europea, mentre invece la parte sulla quale ancora non si è raggiunto un accordo è la parte relativa agli accordi commerciali futuri tra Gran Bretagna, anzi Regno Unito e l'Unione Europea, un po' perché
c'è un tema estremamente importante che è quello del confine tra Irlanda, Repubblica d'Irlanda e Irlanda del Nord, perché è evidente che se non si raggiungesse un accordo relativo a un accordo di libero scambio molto ampio e anche a un tema anche di armonizzazione delle dogane, bisognerebbe ricreare un confine fisico tra l'Ulster e la Repubblica d'Irlanda, il che è una cosa che nessuno vuole, perché da quando non c'è più il confine, dopo gli accordi del Venerdì Santo, la pace nell'Irlanda del Nord ha tenuto e naturalmente nessuno vuole tornare indietro, ma è un tema tecnico molto molto delicato. E su questo quindi ancora non c'è un accordo definitivo e non c'è ancora un accordo di quelli che dovranno essere i rapporti tra il Regno Unito fuori dall'Unione Europea e l'Unione Europea dal punto di vista proprio degli accordi commerciali. Dice il Regno Unito che loro non vorrebbero un accordo tipo quello col Canada, ma neanche simile tipo di associazione come quello che ha la Norvegia, ma vorrebbero trovare una formula nuova. Il problema è che non si capisce ancora molto bene di che cosa si tratti. È un tema però estremamente importante che naturalmente sta bloccando un po' la politica britannica. Io frequento molto la Gran Bretagna ancora, dove ho vissuto per alcuni anni, e lì non si parla d'altro, è un po' il tema del giorno da 2 anni, perché ovviamente le conseguenze anche di un possibile, come si dice, no deal, quindi della possibilità che non si arrivi ad un accordo tra le due parti e che quindi la separazione sia, come dire, cruenta, è una cosa che preoccupa moltissimo, preoccupa naturalmente l'Unione Europea, ma ancora di più gli abitanti e le aziende, le imprese del Regno Unito. Però insomma anche su questo vi terrò aggiornato. Volevo soltanto dirvi che appunto abbiamo avuto queste 2 audizioni importanti, interessanti, e quindi il Parlamento italiano sta seguendo da vicino quelle che sono le evoluzioni, e quindi eventualmente dovessero esserci novità vi farò sapere. La prossima settimana torno a Roma per le votazioni sul famoso decreto cosiddetto dignità o disoccupazione, o Di Maio, sempre con la D. E naturalmente quello che cercherò di fare è di trovare il tempo per fare le dirette, anche per raccontarvi dal vivo come andranno i lavori, quali sono le novità appunto circa l'approvazione di questo decreto e eventualmente le modifiche che dovessero essere portate in aula. Temo di essere andato un po' lungo, pensavo di fare brevissimo, di essere brevissimo oggi, invece sbagliavo. Come al solito vi chiedo di condividere il video, che appunto resterà sul sito ivanscalfarotto.it, sulla pagina Facebook e su YouTube. Vi do appuntamento domani, sabato 28 luglio se non vado errato, alle ore 17, che è l'orario poi tradizionale e tipico dei nostri appuntamenti del fine settimana. Per il momento vi saluto e vi auguro naturalmente un buon venerdì sera e il weekend a seguire. Ciao e a domani!